siete pronti per la finale? Andiamo. Uno, due, tre! Due! Fila! Signori, bentornati sul mio canale, benvenuti in questa nuova puntata della YouTuber League. Un nuovo evento, una nuova notte, e che notte, perché siamo a Roma, centro sportivo Don Orione, casa della Boreale, dove abbiamo giocato Roma-Napoli, ultima partita dei gironi per quanto riguarda la fase d'andata. Oggi siamo qui con la finale della fase d'andata tra Juventus e Milan. Questa è la coppa, la signora che avrei voluto tanto alzare io, ma non sarà così neanche questa volta. Prima di partire però, prima di presentare questa partita nel dettaglio, ho l'onore di fare qualcosa di diverso, perché voi lo sapete, accanto a me c'è sempre una spalla, una grande conduttrice. Oggi, anzi da oggi, ho il piacere di avere una testata da un grande conduttore. Scusa, questo campo mi dà dei ricordi. Le vibes così. Lascia stare, dei ricordi. Come stai? Vorrei dire benvenuto, ma dico bentornato a Sespo. Come stai tu? Io tutto a posto, grazie mille, grazie per l'invito. Cioè, in realtà mi ha boicottato, io non sapevo di venire qua. Ho ritrovato, io stavo a un pranzo, ho trovato il post su Instagram. Sì, sì. Sespo, bentornato. Sì, sì, non sapeva nulla. Non effetto, no, stiamo scherzando, sapeva tutto. No, no, io personalmente vi dico così. Ecco, già litighiamo. Allora, sono felicissimo di vedere questa finale e soprattutto non vedo l'ora che al posto tuo ci sia una bellissima conduttrice. Hai ragione. E poi mi sono vestito bene per te, eh. Vai a fare la sponsor. Vado a fare la sponsor. Sai che vado a fare? Vado a scaldare la voce, che ho telecronaca stasera. Ti lascio in buona compagnia però, Vado, ciao. Vai a fare la sponsor, vai, che sennò qua YouTuber League fallisce. Vai. E allora, prima di pensare a Juve Milan, permettetemi di ringraziare Pookie per aver supportato questo video e la YouTuber League. Pookie è un gioco gratuito dove per vincere dovrete fare dei pronostici calcistici. E fin qui tutto ok, no? Una volta iscritti riceverete la vostra prima Pookie Ball gratuita e potrete subito cominciare a giocare. Ora, immaginiamo che vogliate pronosticare tutta la giornata di Serie A. Io qui ho scelto di pronosticare Napoli-Torino. Secondo me finirà 2-1. Poi fatemi sapere un po' anche in direct su Instagram che tipo di risultato immaginate voi, tanto io a pronostici sono scarsissimo, lo sapete. In ogni caso vi consiglio di farci un salto, anche perché l'iscrizione è 100% gratuita, è un gioco divertente da giocare tra amici con premi da vincere, quindi io francamente vi aspetto, venite a sfidarmi. Fede Marconi 7. Dai, in bocca al lupo. E adesso pensiamo a Juve Milan. Voglio darti anche io il mio benvenuto in YouTuber League. Benvenuto Edo, benvenuto Sespo. Ma a questo punto ti lascio iniziare a te a presentare questa partita. Finale di andata tra Milan e Juventus. Per ora lo storico è un due pari. Due vittorie da parte del Milan, due vittorie da parte della Juventus. Ma vediamo se lo sai. Queste due vittorie di cui stai parlando da parte del Milan sono state vinte, sono state conquistate in Summer Cup. Quindi il Milan a 8 non ha mai vinto contro la Juve. E appunto quest'ultima ha avuto sempre meno la meglio. Meno male che c'è una persona professionale, perché io non mi ricordavo la differenza. Vabbè, non ti preoccupare. Meno male. Perché vediamo proprio in questa finale Milan e Juve? E che ne so io? Perché? Non è vero. Perché il Milan è arrivato primo nel suo girone e la Juve primo nell'altro girone. Esatto. E sono molto curioso di vedere questa, perché è la prima finale da parte del Milan che, come si dice in italiano, per bucio di culo si è trovata qui in finale. Ma no. Questa ma è la parola perfetta. Dai. Io non mi sentirei di dirlo, perché comunque anche lei è arrivata prima per differenza reti nel suo girone. Ci sono delle grandissime mancanze da una parte e dall'altra. Purtroppo Toselli non sarà presente oggi in campo, ma solo in panchina. Ma non solo Toselli, infatti anche Samuel, lo ricordiamo, come tutte le partite del Milan, purtroppo non potrà esserci per un gravissimo infortunio. Sono molto curioso di vedere chi avrà l'accesso prioritario alla finalissima. Esatto, esatto. La Juve con il regolamento di quest'anno, l'anno scorso sarebbe passata e avrebbe vinto la YouTuber League senza fare la finalissima, ma quest'anno ancora vediamo chi si porterà a casa questa finale d'andata. E poi per la finale di ritorno ci rivediamo a giugno. Mister Maestro 5, l'ultima volta che ci siamo incontrati a Napoli mi hai detto che dovevi ringraziare la dea Fortuna per aver fatto vincere il Milan. Anche oggi si punta solo su quella? Questa è una domanda che non merita un commento, una domanda ingenerosa, impopolare, una domanda che non pensavo di merita. No, scherzo. No, penso che la fortuna sia importante nel mondo del calcio. Questa però va giocata come partita, quindi non ci si può affidare totalmente alla fortuna, ma sto dicendo, ripeto, una risposta banale, perché la fortuna è importante
importante, ma non prescinde tutto da quella. Sì, la mia prima volta ho visto i ragazzi super determinati, abbiamo provato qualcosa di diverso, adesso vedremo se funzionerà in campo o meno tatticamente. Il Milan è una grande squadra, forse corre più di noi, forse è più atletica, forse è più tecnica, ma noi ce la giochiamo. Pensi che Kinoshi riuscirà a portare la squadra comunque alla vittoria e riuscirà a dare il tuo sostegno comunque anche dalla panchina? Kino prima di tutto non è un compagno, è un amico, e quindi sono felicissimo che vesta lui la fascia oggi, avrà una grande responsabilità, onorerà al meglio la maglia, e più che altro noi dobbiamo ritrovare quell'atteggiamento che ci è mancato con l'Inter, perché non siamo stati noi e dobbiamo ritrovare noi stessi. Pensi di avere la carica giusta per condurre la squadra alla vittoria? Sì, io spero che non sia come in Summer Cup, che altrimenti sarebbero problemi, però sì, a parte tutto dobbiamo essere tutti carichi. Il Milan è pronto ad affrontare la Juve in una partita a 8? Allora, pronti siamo pronti, siamo carichissimi, ho visto lo stesso ambiente, lo stesso clima di Napoli, quindi quel clima lì ci ha portato bene, speriamo di replicare. 7 gol in 2 partite contro il Milan, anche se abbiamo visto in tutta questa stagione un rendimento sempre più calante. Oggi magari in occasione di questa finale possiamo rivedere il bomber Campolunghi in campo? Bah, è 2 anni che sono capocannoniere, un motivo ci sarà. Vedremo come andrà la partita, sicuramente ho bisogno dei miei compagni per far gol, ma l'importante è la signorina che ho qui alla mia sinistra. Ti vedo bello agguerrito, Luca, non penso di averti mai visto davvero così, almeno in un pre-partita con me non ti ho mai sentito così tanto agguerrito. Come mai, te la senti particolarmente questa partita? Ho fiducia nei miei compagni, diciamo che anche l'innesto del nuovo mister ci è piaciuto. Prima finale campo a 7, perché quest'estate ci ricordiamo abbiamo vinto noi sempre sotto il cielo di Roma. Sicuramente sì, saranno più esperti a gestire il clima di partita, però se siamo qui c'è un motivo, quindi andiamo a prendercela. Buona partita. Un messaggio Sam, questa è per te. Abbiamo parlato, sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo che ci dobbiamo sacrificare uno per l'altro e sappiamo che dobbiamo difendere la maglia della nostra squadra del cuore. E nonostante tutto non c'è cosa più importante, e adesso andiamo a prendere il culo, ragazzi. Let's go! No! Vince! Mira! Vince! Mira! Vince! Mira! Da una parte la certezza quasi storica di chi per definizione ha nel vincere l'unica cosa che conta. Dall'altra il cuore di chi è rinato dalla cenere dopo l'ultimo posto dello scorso anno. Non siete perfetti, avete sbagliato e perso, avete rischiato di non essere qui. Però tutto questo adesso non conta più, adesso venite a prendere la coppa. È Juve-Milan, è la finale della fase d'andata della YouTuber League. È la prima finale intermedia che si gioca realmente in campo neutro. Lo scorso anno quella d'andata a Roma, ma c'era la Lazio. Quella di ritorno a Napoli e c'era il Napoli. Juve-Milan sono qui, davanti a questo pubblico caloroso. Da una parte, Capitan Kinoshi a guidare, poi Instakeeper, Colpo Gobbo, Ron, La Maschera, Zachinio e molti altri. Li vedete, c'è Campolunghi. Parte opposta, Capitan Brogna con Steve, Calia, Carpani, Philadelphia con Lazza, due numeri 22. E poi Bucci, Nelson, Ragnar e Berlini. Usciamo da questo campo vincitori o perdenti, ma comunque usciamo con la maglia completamente sudata. Sì. Fino alla fine. Bene, fino alla fine. Juve al 3. Andiamo. 1, 2, 3. Juve! Andiamo! Oggi la vedo la coppa, eh? Oggi non succede niente. Ti piace questa coppa? Ci bevi addirittura? 100 euro ben spesi. E più. Che dici, Giammo? Questa chiedo a Blur se è una bella coppa, perché mi ha fatto i complimenti alla finalissima. Guardala. A Blur. No, ma dai! Non si fanno queste cose. Il calcio del Milan e sul pallone c'è, tanto per cambiare, Ragnar. Fischia l'arbitro. Passa Ragnar anziché calciare e si parte così con un primo colpo di scena. Tutti aspettavano il tiro di Ragnar, che invece ha scaricato Instakeeper. Maschera. Nico che parte centrale. Viene incontro Campolunghi di prima, bella idea su Zachinio che è molto rapido e può andare su Nelson. Corre Zachinio, lo rincorre Nelson, la sposta Zachinio sull'interno e poi ricomincia da Nico dei footwork. E guarda anche la porta, ma siamo lontani, anche se per Rapolla non sarebbe un problema. Apertura in zona Ron, che la tiene buona, cerca un paio di numeri su di lui, Berlini superato, ancora Ron che insiste e passa. Occhio a Ron,
tocco a rimorchio su Pipega, stop, finta, Pipega murato e primo calcio d'angolo della partita a favore della Juve. Lo scorso doppietta in finale d'andata per Pipega. Tanto sto sentendo Lasagna fare la coatta, sta facendo un po' la coatta Lasagna? In quella zona dice cose coatte Lasagna, sento da quelle parti. Occhio a Campolunghi che ha messo giù, si gira, destro! E chi se non lui? Chi se non Erling Braut Campolunghi? 1-0 per la Juve. E mi hanno insultato quando ho detto che è nella top 5 degli influencer più forti. E poi l'esultanza anche con lo staff medico. Segna il 9, segna subito Luca Campolunghi. Possesso Juve, adesso è avanti 1-0. Mentre Zacchinho mette giù un grande pallone. Poi saluta Lazza. Zona tiro. Zacchinho! Largo. Angolo di Steve. Mette fuori Pipega. Zona Lazza. Petto. E poi destro che diventa un assist per Carpani. Difende col corpo. Carpani! Deviazione. Calcio d'angolo. Ha risposto il Milan con Angelo Carpani. Angolo di Steve. Secondo palo. Carpani risponde in stakeeper. Poi Pipega. A saltare Steve, a rinviare il pallone, corre all'indietro Berlini, corre in avanti Zacchinho, bel duello in velocità. Arriva Zacchinho di gran forza, lo spinge Berlini. Resiste però il calciatore della Juventus che mette il cross. Carpani ad allontanare. Colpo combo. Petto di Pipega. Anticipo su Campolunghi da parte di Steve e quindi Philadelphia. Tocca con la punta, Brogna. Si gira, tocco dentro, Zacchinho torna a difendere. Lo disturba Lazza, ma c'è Itachi perché rinvia. Juve che comunque ha cominciato bene. Era importante, anche vista la sconfitta contro l'Inter, che è stata una sconfitta indolore perché poi la Juve ha passato il turno. Però un 5-1 non è mai un risultato, no, da mandar giù, semplicemente. Brava la Juve, ma bravo anche il Milan a reagire perché la gara è tanto equilibrata. Berlini. E anche zona tiro. Lascia Philadelphia, morbido per Lazza, stop, destro, instakeeper e poi anticipo di colpo gobbo su Berlini, uomo a terra nella Juve e si tratta di Ron. Ah, pensavo fosse uno importante. Regà, tranquilli, si è fatto male Ron, eh? Mi sembra un po' cattivo quest'uomo. Vabbè, se faceva male Campolunghi, poraccio. Carpani, giocato da Berlini, poi corre all'indietro, deve girarsi, difende il pallone. Poi inventa Philadelphia! Che si stava inventando? Veniva giù il centro sportivo. Questo Campolunghi lo segnava! Zacchinho. La centra. Tocco su Campolunghi. Carpani. Secco su Campolunghi. Arriva colpo gobbo che apre. Bella idea e bel pallone per Ron. Che piede che ha colpo gobbo. Poi tocco interno su Pipega che la porta sul suo di piede preferito che è il mancino. Poi apertura Campolunghi, stop, destro ancora. Ragnar è riuscito a tenerla lì. Che occasione per Luca Campolunghi. Dobbiamo passare la palla. Ragnar che poi urla, dobbiamo passare la palla. Nelson. Saluta Campolunghi, saluta pure Ron. Poi ruletta di Nelson. Che cosa sto vedendo? Ah ecco. Ok. Tutto a posto. Che dicevo Ron. Adesso la Juve fa girare il pallone. Il Milan corre a vuoto. Tocco su Campolunghi che cerca la sponda. Che guarda, succede? Guarda qua, professionalità. Uno è già morto. Sì, okay. Ah, la pizza la Super League. E uno è già morta. Vuoi un pezzo? Senza un ma po'. Come vuoi un pezzo? Sto in telecronaca, sono un professionista. Sì, se fa avanza. Sono un professionista. Se riesci. Questo è no, è buona. Dammi un morso. Fammi messaggiare. La professionalità. Solo un pezzo, andate. Le posizioni. Colpo gobbo. Cerca Campolunghi ma c'è Carpani in anticipo. Occhio perché si mangia tutti. Ron che arriva a sostegno. Campolunghi 1-2. Ron! È arrivato Just Ron. Ci ha messo 3 partite ma ha segnato in quella più importante. 2-0 Juve. Bravo Luca, bravo Matteo. La storia di YouTube Italia, Just Ron che fa 2-0 dopo il graffio di Sespo, mi permetto di dire, eh? Ok, che Ron va da Sespo, è un momento importante. Ma quando ti hanno fatto il fallo lì? Ti hanno riaggiustato anche il piede, penso. Può essere per quello, devo ringraziare Berlini.
la reazione rabbiosa del Milan con Berlini. It's Dani, appena entrato al posto di Ron, si iscrive subito a questa edizione della YouTuber League. Lui, che vi dicevo, ha giocato l'anno scorso una partita, fu la finale d'andata contro la Lazio, portò bene, quindi insomma è una mascotte oltre che un giocatore interessante. Mentre adesso riparte Zaghigno, si è aperto anche a sinistra, riceve il pallone Nico che rientra sul destro. Nico a giro, Pippen ha fatto il difensore e poi la tiene ancora Nico, che ricomincia da Zaghigno con la suola. Zaghigno poi col sinistro, Ragnar. Però il Milan sul campo c'è, con Berlini che calcia. Asigno chiude le finestre. Che ti aspettavi da Berlini? Che poteva fare? Per prendere la porta. Cioè, uno può essere bello, poi forte, no? Cioè, dici che almeno quello, cioè, è bello, chiava, mo pure porta a calcio, ne esageravo. Non so tutti come Sespo. Hai ragione. O come Blur. Ah no, ha detto bello. Palla in impostazione la Juve intanto, e quindi rimessa Milan con Ucci. Le riprende Pippega. Campo lunghi, vediamo se va. Sì che va. Poi aspetta un sostegno, c'è quello di Zaghigno, la chiama Vipega a destra, Zaghigno conduce, arriva anche Nicolo, accende il doppio passo Zaghigno, calcia in porta Ragnar! Guarda dov'è, però non calcia, anche che siamo lontani, poi deve correre all'indietro, Vipega prova a calciare da casa sua! Pallone alto di poco, anche col destro Pippega. L'anno scorso Befor Ragnar in situazione analoga, mentre c'è Carpani che spinge in contropiede, rientra bene, poi parte Lazza, la sposta Carpani e tocca su Kalia. E costruisce dentro per Philadelphia, giù, riparte la Juve con Izdani che va veloce in contropiede contro tutti, lo chiude Berlini che è tornato, e quindi Carpani adesso squadre lunghe, Milan che attacca, calcia Carpani, sta keeper in due tempi, poi rinvia subito perché è rimasto su Pippega, di testa Pippega, che finale è se non segna Pippega. 3-0 per la Juve, che stratosferica. Chiede il time out Mirko mentre esulta Pippega. Time out a favore insomma, time out chiesto dal Milan. Venite qua, venite qua. Lo spieghiamo anche, ogni squadra ha un time out a disposizione in tutta la partita, l'ha chiesto il Milan. Partiamo dal presupposto che queste partite si ribaltano, punto, ci siamo dei difensori che tengono uomo a uomo, uno Campolunghi, uno Zaghigno, uno Pippega, basta, solo questo. Chi è campo, dia una mano a tornare ad andare, non potete stare fermi, mi raccomando, è importante, più scambi, più tutto, non è successo, raga, sembra un'esagerazione, siamo 3-0, fai un gol, due gol, tre gol, raga, ci arriviamo, non vi preoccupate. Serviamo Nico, se fa un lavorone, tu mi stai facendo impazzire. Ragazzi, ascoltami, 3-0, mogliamo un secondo, non si molla, dai! Occhio perché Carpani calcia forte, deviazione di Berlini. Il lancio di instakeeper a cercare Zaghigno, bello stop di Zaghigno. Arriva Campolunghi, il tacco è per Pippega, bella idea, forte al centro, Campolunghi! Bravi ragazzi! Bravi, così! Colpo gombo, ha capito tutto Carpani. Sombrero giù, calcio di punizione per il Milan e primo giallo della finale. Colpo gobbo e Philadelphia si dicono qualcosa, il giallo è per colpo gobbo. E allora fischiamo tutto! Conta i passi Carpani. Calcia Carpani, stakeeper! Che punizione di Carpani, che risposta di stakeeper! Livello altissimo tra i due. Zaghigno. In questo momento la Juve è galvanizzata dai tre gol, gioca anche con più sicurezza rispetto a prima. Grazie al cazzo, che telecronista sei? Scusami, ma fammi descrivere ciò che... Non era una lettura, era una descrizione, perché il Milan comunque ha fatto tanto possesso, no? Prima ha verticalizzato parecchio, adesso è un po' più in confusione. È un dato di fatto. Da campo Steve, taglia Lazza, Steve apre. Dalle parti di Philadelphia, dentro a cercare Lazza, poi Berlini, finta, la sposta, Berlini, alto! Quante occasioni sciupate dal Milan! Zaghigno. Cambia tutto, dalle parti di Izdani, stop e ricomincia. Kinoshi. Occhio che ha capito tutto Philadelphia, ma colpo gobbo arriva prima. La va a riprendere ancora Carpani, palla su Kalia. Un
gol contro il Napoli per Caria, il suo primo gol Milan. Occhio a Berlini che rientra. Filadelfia! Marco Filadelfia! Settimo gol alla Juve, ma soprattutto meno due per il Milan, che si iscrive alla partita e abbiamo una partita. Kinoshi la lascia scorrere per Instakeeper. È molto lunga la partita. Occhio a Kalia. La sposta Kalia. Fino in fondo Kalia in mezzo a tutti. Palla su Filadelfia. Sombrero. Doppio. E poi cerca di lanciare. Palla verso Berlini con la copertura di Zdani. Doppio colpo di testa, poi colpo gobbo ad alzare ancora un campanile. C'è Filadelfia a lottare con Pipega. Subentra Kalia. Altra finta giù. Forse fallo ma si gioca. Carpani va sul destro. E poi va in porta. Instakeeper. Guardalo il Milan, Sespo. Guarda che Milan adesso. Zachigno. Subito raddoppio. La sposta su Steve. Lazza copre la zona. Pippo, Pippo, Pippo. Zachigno a lanciare. Verso Ragnar che la lascia a metà strada. Fallo in attacco. Fallo in attacco. Gol di Pipega annullato. Ha rischiato molto Ragnar qui, eh. Ha rischiato molto. Mentre Carpani sta ripartendo. Insiste Carpani che si defila, si è fatto tutto il campo Carpani. E poi crossa per Lazza, Instakeeper. In sicurezza e ancora in verticale come sul gol di Pipega. Stavolta c'è Campolunghi che la mette giù e la difende su Bucci. Sempre Campolunghi che va a prendere il fondo. Poi cross arretrato. A metà strada se lo riprende Kalia dopo il tocco di Steve. Bucci, verticale, Lazza. Milan che riesce ad uscire anche qui con palleggio e con Carpani che si è alzato di posizione. C'è Filadelfia davanti, lo vede Carpani che sterza. Torna Pipega, duro Pipega. E poi duro anche Ragnar su Campolunghi. Occhio che va Sespo. Ho capito, ma ci sono io. Ho capito, ma poi mi hai portato. Due contatti molto duri. E allora Sespo va così. Sespo su Mirko. Però Carpani ha preso una botta, c'è ghiaccio per Carpani. Noi seguiamo tutto quello che succede, perché c'è ghiaccio per Carpani. C'è Campolunghi che non ha apprezzato però l'uscita, credo, di Ragnar. C'è l'agonismo ovviamente in questo momento, ma c'è soprattutto l'arbitro che decreta la fine del primo tempo. Io mi tolgo la cuffia, non è che non ci sento ragazzi, è che c'è il ritorno della voce, no? Perché se no urlo troppo e che non sento mai nulla. Detto questo, è 3-1 per la Juventus alla fine del primo tempo. Bellissima partita e poi un po' di sano agonismo finale, perché c'è quel doppio intervento al limite, c'è Campolunghi che se l'è presa per l'uscita di Ragnar, doppio contatto tra i due, uno ha portato a un annullamento del gol del 4-1. Semplicemente che se non tolgo la gamba me la porta via, cioè siamo su YouTube e lui dice ho preso la palla, l'hanno visto tutti che ha preso la palla, ma il problema è come entri, cioè se io lascio la gamba lì me la porti via e stiamo giocando su YouTube dopo che un minuto prima ci hanno annullato il gol perché lui mi è venuto addosso, cioè è una roba che non ho mai visto, però sono contento perché stiamo vincendo 3-1. Ma io ho anticipato il pallone con anche abbondante distanza senza averlo colpito, cioè voglio dire il calcio è anche questo, a me non me ne frega niente che siamo su YouTube, siamo in Champions League, siamo al campetto, non me ne frega niente, lui lo dovrebbe sapere bene, lo dovrebbe sapere molto bene, soprattutto voglio dire non sono andato di cattiveria per fargli male, l'ho anticipato il pallone, boh non è successo niente, se lo prendevo mi spellevano, mi prendono i miei rischi, prendo le mie colpe, ma questo è un anticipo che se sbagliavo io prendevo gol, punto, oppure e prendevo l'espulsione. Non c'è niente da dire. Raga, se non avete, se volete giocare ad altri sport, andate a giocare ad altri sport, buona. Mi hanno detto che hai la febbre. E infatti tachipirina mille, signori, nel figode. Secondo tempo quanti ne fai? Secondo tempo dobbiamo concentrarci a portarla a casa. Ma quanti ne fai? Non mi interessa quanti ne faccio, guarda. L'importante è che usciamo da questo campo indipendentemente dal risultato, che abbiamo dato tutto. C'è stato anche un piccolo contrasto su una delle tue caviglie. Adesso come stai? Va bene, no, sono cose da gioco, ci sta, fa niente, non importa. Ho allungato palla io, ha preso tutto e due, può capitare. Se uno vi passa accanto con la palla, lo inseguite dall'area fino all'area, basta, gli toccate la palla, non lasciatelo andare, non permettete che vi saltino facilmente, mi raccomando, perché c'è colpo gobbo che sta gestendo senza nessuno, se colpo gobbo l'ho preso io da là si spaventa raga, dai, ce la facciamo. E si ricomincia con il secondo tempo della finale tra Juventus e Milan. Con le mani Berlini, zona Lazza che mette giù, va sul sinistro, poi non riesce a calciare, spazio che non c'era e può ripartire la Juve con Izdani. Che ha messo giù il pallone, Sespo vuole entrare in campo.
al limite la giocata di Sespo. Poi Dani in buca, Pippego! Bravo Dani, bravo! Era meglio se gli toglievo palla, era meglio se gli toglievo. Juve che ovviamente non vuole scoprirsi. Va lungo Carpani per Brogna, insta keeper, la tiene. Poi rimette subito in gioco a cercare e trovare anche Zaghinho, che è andato in velocità. Anzi è Nico che rientra sul destro, forse è proprio Zaghinho, non lo vedo da qui. In ogni caso va sul sinistro, Zaghinho fuori. E poi palla interna su Lazza che fa scorrere Brogna, Brogna, Pippega a tornare su Brogna e ad andare in contropiede, lanciare verso Campolunghi che non arriva, squadre lunghe, esce anche Ragnar che a campo e non è un dettaglio, a campo e non è un dettaglio, tutti vogliono il sinistro che non arriva, ha perso l'attimo e poi è tutto buono. E poi è tutto buono, quindi c'è sempre Ragnar per Lazza, è zona tiro, riesce ad aprire in qualche modo il pallone per Bernini, largo, il Milan c'è, ma è sempre 1-3. Respiriamo! Occhio perché c'è angolo per il Milan e ci sono le torri dentro, arriva il pallone di Lazza sul secondo palo, messo fuori, ma c'è Steve che vuole calciare, Steve forte, insta keeper che poi rinvia subito come nel primo tempo, sempre per Pippega, ma stavolta c'è Ragnar, c'è anche un contatto in realtà. Tutto buono e Ragnar è andato. Occhio che c'è campo per Ragnar. Che calcio! Fuori. Zaghinho. Perché trova Ron che ha tanto campo. Occhio a Ron. Che calcio a giro! Ragnar deve alzarla in calcio d'angolo. La Juve torna lì davanti. E Ragnar torna a salvare il Milan. Carpani. La sposta. Perché è un varco che non c'è, lo crea e calcia con deviazione, altro calcio d'angolo per il Milan che sta andando in doppia cifra di corner. La curva sta esplodendo. Luca, c'è un regalo per te. Luca. Capitano Kinoshi. Guarda, c'è estremamente antipatico. Una volta non è un'ottima uscita, quindi Campolunghi. Complimenti alla Juve per questa vittoria. Bravi ragazzi. Ancora no. Ok, scusate. Prestisa, lo dico perché insomma magari poi se la prendono con te. Occhio al cross per il secondo palo, Insta keeper che ha preso. Bella parata e complimenti a Juve per la vittoria. Complimenti. Ancora Insta keeper su Philadelphia. Con le mani Nelson. Steve Nelson. Centrale, Philadelphia. Deviazione. Palla in zona Steve che la mette a cercare Lazza che prende il tempo. Poi altro cross. Philadelphia! 3-2! La doppietta! Il Milan è vivo! Ma forse esulta troppo anche se lui la maglia la mostra lo stesso. E la 22! Adesso palla al centro! Adesso si gioca! Adesso ci sono altri 5 minuti di fuoco! E 3-2! Adesso la partita cambia! Te l'ho detto! Adesso ti guardi il finale! Adesso ci godiamo il finale! Il watch time di questo video continua a resistere! Carpani, occhio a un contatto a palla lontana, c'è comunque l'imbucata, palla messa fuori Campolunghi. La riconsegna a Carpani, occhio a Carpani alto! Occhio a Zaghinho, è altissimo il Milan, Zaghinho, 4-2 per la Juve, che forse per un'altra volta, la terza della sua storia nella YouTuber League, archivia il discorso, in contropiede, nel finale, torna più 2. Vede il traguardo per cancellare in parte la delusione di quella sconfitta in finalissima contro la Lazio, per cancellare sicuramente quel 5-1 indolore contro l'Inter. La Juve è arrivata qui, ha giocato da Juventus e adesso vuole affrontare questi ultimi istanti di partita anche con quel sano agonismo, perché di là c'è delusione, c'è rabbia, c'è quel 3-0 di Napoli che ha concesso al Milan di essere qui. Però non è bastato, perché la Juve ancora una volta ha dimostrato chi detta legge in queste finali intermedie. L'ho fatto l'anno scorso con la Lazio, poi con il Napoli. È toccato stavolta anche al Milan. Palla fuori, l'arbitro guarda il cronometro. È finita, signore!
Mentre il Milan comunque ci prova, l'arbitro guarda il cronometro, fischia una, fischia due, fischia tre volte, la Juventus è tornata, la Juventus vince la finale della fase d'andata della YouTuber League, la Juventus alza la coppa! Perché la palla non veniva passata. Ha ragione. Oggi abbiamo imparato una lezione. Nella prossima partita qua non ce la dobbiamo dimenticare. La partita è finita ed è stata una grande partita, una grande finale, l'ha vinta la Juventus. Però prima di procedere vorrei fare un applauso enorme anche da parte della Juventus a un avversario degno, a un avversario che è arrivato qui grazie a una grande vittoria a Napoli e che se l'è giocata fino alla fine. E a questo punto vado dal capitano del Milan, perché fa male aver perso una finale, ma l'anno scorso andò malissimo la stagione, si riparte da qui per la fase di ritorno. Siamo affamati e non vediamo l'ora che inizi il ritorno, tanto rammarico, hanno meritato la vittoria, quindi complimenti alla Juve. Non abbiamo giocato da Milan, ma ci rifaremo. Un capitano che guarda al futuro, voi sarete i primi a scendere in campo contro l'Inter. Insomma, un applauso enorme a Mirko Mastrocinque, nonostante faccia schifo, a Ragnar, nonostante i capelli, a Brogna, che si è scordato la fascia, guardate che si è messo il tape. Umiltà totale a Nelson, che è ad agosto e noi non lo sappiamo, a Philadelphia, che ha esultato sul 3-2 come se avesse vinto la coppa, ma ci piace anche per questo, a Carpani, a Carpani che ha fatto il massimo, come Bucci, come Berlini, come Steve, come il vice capitano di questa squadra che quest'estate l'ha alzata la coppa, la Summer Cup, oggi lascia esultare qualcun altro, e poi Kevin Kalia, ma anche chi non c'è, Zoccolo Duro, Grimbaud, Vale Bise, tutti quelli che hanno accompagnato il Milan nella fase d'andata. Adesso però chiamo la Juventus qua e il Milan fa un passo di là, perché con il pubblico di Roma alle spalle Capitan Toselli si avvicina a quella che anche stanotte sarà una sua compagna d'avventure. Però il capitano di oggi è stato un altro, è stato Kinoshi, e quindi l'alzano in due, ma ci vuole molta calma, perché loro si fomentano e io vi dico che la Juventus vince la fase d'andata della YouTuber League! Ho parlato tantissimo, quindi lascio a voi il microfono intanto, però grazie di tutto, intanto volevo dirvi questo dopo una partita così bella, una serata così bella. Grazie mille a te, grazie, mi sono divertito molto con il co-host, la co-host. Sì, ci siamo divertiti, ma si sono divertiti ancora molto di più in campo, posso dire. Io ringrazio Edo, ma quando ti rivediamo? Ti rivediamo presto, no? Ci rivedremo, ve faccio sapere. Non ve lo dico. Vi attenzione, lascio... lui crea hype. Vi lascio. Cioè, mi stai dicendo che potremmo non vederti per Milan Inter Juve Roma, potremmo vederti dopo, o chi lo sa? Ma... cioè, quando entra nel vivo la fase calda del giro di ritorno. Ci vedremo durante la finale. Ma... io sono quella persona che arriva durante la finale. Prometti che torni. Va bene, lo so che già ti manco. Beh, vi lascio da soli, dai, vi lascio da soli. Ci vedremo più avanti. Anche oggi sei anche stata oggi, straordinaria. Anche oggi ti ringrazio. Anche oggi ti do ovviamente appuntamento in campo. Alla prossima, e quindi a Milan Inter. Si riparte da lì. Ciao ragazzi.